Buongiorno a tutti, io sono Orsolina, faccio parte di Essere il Cambiamento e vi do appunto benvenuti in Essere il Cambiamento. Quest'oggi voglio parlarvi del libro Bambini della Luce, ecco vi mostro la copertina, e spiegarvi un pochino chi sono questi bambini, ecco forse la vedete ora. Allora, questi bambini, i bambini della luce, sono le nuove anime che si stanno incarnando sul pianeta per supportare il genere umano verso, diciamo, la sua evoluzione, quindi a nuove dimensioni. Ora, quest'oggi vorrei praticamente leggervi qualcosa del libro e parlarvi un po' di questi bambini. I bambini appunto sono divisi in indaco, cristallo, arcobaleno, ma è una, diciamo, tipizzazione data, cioè per facilitare, diciamo, un po' il lettore, ma in realtà, cioè, i bambini della luce sono bambini della luce, non c'è questa differenziazione, c'è questa tipizzazione. Quindi praticamente sono solamente bambini della luce. Sapete, nel libro ci sono sette linee guida, appunto sono linee guida, non sono metodi, e praticamente queste linee guida servono ad aiutare i genitori, gli educatori a, diciamo, a riconoscere questi bambini e quindi ad aiutarli a risvegliare i loro talenti affinché possano realizzare su Madre Terra la loro missione. Quindi ora, come ho detto, vorrei leggervi qualcosa di questo libro e appunto partiamo subito con i bambini indaco, vi faccio vedere anche una bellissima foto del bambino indaco sotto l'albero nella sua sfera e quindi adesso vi leggo le pagine relative a questi bambini indaco. Quindi bambini indaco, la visione della nuova Terra. Caratterizzati da un'aura di colore indaco, data dall'uso prevalente del terzo occhio, da cui deriva il termine indaco, sono i bambini che portano una nuova visione sul pianeta. I bambini indaco hanno la straordinaria capacità di vedere al di là, di integrare, di unire e di mettere in relazione grandi quantità di informazioni diverse, di lavorare con le idee, con i progetti e con i pensieri in maniera molto veloce. Una propensione che mostrano di avere fin da piccoli, unendo grosse mole di informazioni, creano visioni specifiche adatte a vari ambiti, dando risposte concrete per la risoluzione di determinate questioni. Con dimestichezza mostrano un'autonoma capacità di unire e di creare sinergie all'interno di un team, di un gruppo, per la realizzazione di obiettivi specifici. Essendo bambini molto introspettivi, hanno bisogno di uno spazio personale di libertà destinato all'interiorità, in ascolto, silenzio e contemplazione. Consapevoli della loro attitudine all'astrazione visiva e della loro capacità di introiettare il processo di creazione del pensiero, questi bambini portano visioni di coscienze superiori per elevare l'attuale condizione umana. Quindi, io adesso vi ho letto la prima pagina di questo libro. Quindi i bambini indaco praticamente sviluppano molto la visione dal terzo occhio, che è questa parte qui, che tutti noi abbiamo, e hanno questa capacità di unificare, diciamo, l'aspetto materiale e spirituale in un'unica visione. L'unica visione che praticamente porta poi, diciamo, all'evoluzione, cioè porta praticamente a un risveglio della nostra coscienza, perché in fondo noi siamo tutt'uno. E quindi noi dobbiamo realizzare questo al fine di evolverci ed andare verso una nuova dimensione. Adesso procedo. Unificazione della dualità tramite la visione del terzo occhio. Nel riconoscimento del proprio potere interiore, i bambini indaco attivano connessioni extrasensoriali,
attraverso la comunicazione telepatica, espressa nella capacità di canalizzare e di trasmettere informazioni. In connessione alla propria famiglia cosmica di appartenenza, apprendono la consapevolezza della vibrazione su multipli livelli e dimensioni, assumendo una funzione centrale di unificazione della diversità e della dualità tramite la visione d'insieme, appunto quello che vi dicevo io, la visione dell'uno. Andiamo avanti. Visione unitaria alla base della creazione della nuova esperienza planetaria. Attraverso la loro presenza, i bambini Indaco preparano l'umanità a fare un salto di elevazione, sentendosi parte di un'unità più vasta che sono in grado di comprendere e di contemplare. Il supporto dei genitori in tale processo per favorire il risveglio dei bambini può avvenire tramite il gioco, unendo i tasselli di un puzzle oppure i pezzi delle costruzioni da assemblare insieme, che aiutano appunto a risvegliare il loro potenziale.